ci qui ben trovati nuovo appuntamento con Incontriamoci. Stasera sarà veramente una puntata molto molto interessante. Io lo uh intitolata così La luce in fondo, come attraversare i passaggi difficili della vita e, e riuscire in qualche modo a utilizzare quella che noi chiamiamo la resilienza, cioè quella possibilità di riuscirne trasformati e migliorati nonostante eh, la difficoltà che abbiamo affrontato, nonostante il dolore che abbiamo attraversato, perché perché tutto quello che ci capita può arrivare anche per insegnarci qualcosa, non soltanto per penalizzarci o farci del male, ma anche per svegliarci. Quindi stasera scopriremo tante cose interessanti, tanti testi molto, molto ehm, da leggere, quindi molto eh, interessanti, e lo faremo con lui, Don Luigi Maria Epicocco, che è in collegamento con noi e sono veramente contento di averlo vicino a me. Buonasera. Buonasera, grazie, grazie dell'invito. Allora, noi ci diamo del tu perché chiaramente condividiamo tante cose, eh, dal punto di vista psicologico, religioso, condividiamo anche un'amicizia con Papa Francesco. Eh, 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 allora, ti chiamo Luigi, Maria o oh Luigi? Va bene, va bene. Va bene anche Luigi, a casa Luigi. mi chiamano Gino, Luigi. quindi va bene. Okay. Allora, Luigi, ci sono tante cose interessanti. Tu hai scritto questo libro, La luce in fondo, come attraversare le difficoltà della vita. Eh, eh, c'è un metodo, c'è un modo. Beh, io ho sempre molta allergia dalle, alle tecniche, nel senso che secondo me la vita è, è qualcosa di così unico e di straordinario che è sempre ehm, la tentazione di ridurre una, a, la vita a una tecnica, a seguire semplicemente delle, delle regole che poi portano a un risultato può diventare fuorviante, perché in realtà la vita non è una tecnica, è un'arte, nell'arte ci si regola. E, come una persona che è capace di cucinare, può seguire in maniera pedissequa una, una, una ricetta e, e cucinare qualcosa di immangiabile. L'arte di cucinare è un'altra faccenda, è sapersi regolare nell'esperienza. Io, io credo che ci sia assolutamente bisogno di, di qualcosa che ci, ci insegni quest'arte, che ci insegni a regolarci con la vita. Importante, importante, e, e questo è un momento molto particolare. Lo sappiamo, è già da un anno ormai che affrontiamo questa la sfida del covid-19. È chiaro che le sfide sono tante, non soltanto legate al virus, ma anche ai nostri comportamenti, a quello che il virus ci sta facendo capire, in termini anche umani. Quindi tutto questo rappresenta anche una consapevolezza, dovrebbe rappresentare una consapevolezza, perché dalla mia piccola esperienza io mi accorgo che. La prima reazione che a volte si prolunga per molto tempo è quella della rimozione, cioè quella di semplicemente rifugiarci in un desiderio profondo che tutto torni come prima, nella negazione della realtà. E io credo che questa sia la radice anche di, di, di tanti negazionismi che vediamo proliferare così nei social, sui giornali, ne, nella rete, eccetera. E, e allo stesso tempo eh, c'è la grande provocazione di arrivare a una consapevolezza, non a una rassegnazione, cioè a una visione altra delle cose che parte da quello che stiamo vivendo. In fondo, l'esperienza che ci è data di vivere e che non abbiamo scelto, o diventa un punto di vista altro sulla nostra vita, oppure ha già vinto, nel senso che ha già deciso per la nostra vita. Quindi esce fuori anche la nostra determinazione, cioè quello che possiamo fare noi rispetto a quello che accade fuori di noi. Beh, noi siamo sempre infinitamente responsabili della realtà, cioè capaci di poter rispondere a quello che ci sta accadendo. E anche se è più comodo concepirci senza libertà, cioè pensare di essere semplicemente vittime di qualcosa, questo vittimismo che è elevato poi a sistema, eh, in realtà è, è ciò che ci fa vivere costantemente infelici, però dando la colpa a qualcuno, cioè prendendocela sempre con qualcuno. L'unica maniera per poter avere la pretesa di vedere un cambiamento dentro la propria vita e di poter vedere felicità dentro la propria vita è riprendersi la propria responsabilità. È vero, non tutto dipende da noi, ma ciò che dipende da noi dobbiamo doverlo e poterlo fare. È il grande insegnamento di Gesù. Certo, eh, tu hai scritto La luce in fondo, qui c'è questo libro. Come è uscito fuori da te questo libro? Beh, questo libro in realtà è nato cammin facendo durante i mesi della pandemia e con la Rizzoli eh, stavamo lavorando a qualcos'altro quando poi l'editore mi ha chiesto in maniera particolare di, di scrivere un testo che potesse fungere un po' da rilettura e la cosa che mi stava più a cuore è che durante il grande lockdown che abbiamo vissuto adesso non siamo ancora fuori da questo tunnel della pandemia però è, è già diversa la, la percezione che noi viviamo rispetto alla malattia C'erano delle parole che ritornavano costantemente con una narrazione negativa, ad esempio le relazioni, il silenzio, il corpo, la morte. Ecco, ho voluto rileggerle, cioè parlarne a partire. Partire da quello che noi percepiamo di tutte queste categorie, e poi vedere come in realtà ognuna di queste categorie ha un lato luminoso, cioè un lato altro, una lezione che ci dà e che non esiste semplicemente una solitudine negativa o un distanziamento negativo, non esiste semplicemente una visione negativa della morte, eccetera, del silenzio. Ma sono tutte cose che eh, in realtà possono essere lette anche da un altro punto di vista. Ecco, restituire un significato nuovo a queste parole è bello perché eh, molte volte si pensano si pensa che siano soltanto parole io dico sempre sono parole che hanno significati che creano stati d'animo e che creano anche i nostri comportamenti i nostri atteggiamenti il nostro modo di fronteggiare le cose quindi le parole hanno una grande forza interiore sono animate e quindi ecco bisogna cominciare a dare senso alle parole quindi eh, non utilizzare tanto per, eh, eh, ma utilizzare quelle parole che ci creano, che ci portano a trovare soluzioni. Beh, nel tuo ultimo libro sulla fiducia lo sottolinei, e io quando l'ho letto ho, ho sottoscritto interiormente questa cosa: perché in fondo eh, la scelta delle parole. Eh, ci dice già la postura che noi abbiamo di fronte a noi stessi e di fronte alla vita, e quando, come tu scrivi in questo tuo testo, eh, una persona parla male di sé, eh, eh, si è già messo in una postura negativa che avrà delle conseguenze tragiche. Quando cambia le parole con cui si dice o con cui narra la vita, eh, quello è l'inizio vero del cambiamento, ecco mm. il famoso possibile. La narrazione, il racconto di sé. Attraverso quello che ci capita, quindi e anche l'incontro con gli altri. Noi molte volte utilizziamo appunto parole come dicevi prima, legate al vittimismo, al, al giudizio, eh, ma facciamo poco attenzione all'esperienza che quell'incontro, che quella cosa, ha portato dentro di noi e quindi cosa può generare in termini anche di consapevolezza. Sì, ma perché in fondo, e questa è ancora la, le la lezione di Gesù, no, che ci viene dai Vangeli. Uh, se, se è vero come è vero che Dio è dalla nostra parte, la prima maniera che ha Dio di aiutarci siamo noi, cioè c'è un possibile che parte da noi. E questo è molto bello in alcuni episodi, soprattutto del Vangelo. Ad esempio, quando eh, si parla della moltiplicazione dei pani e dei pesci, cioè Gesù aveva tranquillamente la possibilità di poter non moltiplicare pani e pesci, ma di poter sfamare quella folla senza moltiplicare, cioè prendendo dal nulla, creando dal nulla qualcosa che sfamasse. Invece parte da quello che quella gente ha. E che cos'è cinque pani e due pesci davanti a una folla di migliaia di persone? Nulla. Eppure Cristo si poggia su quel poco per poterlo poi moltiplicare. Ecco, ecco questa è la lezione che ci dà Gesù: che c'è un possibile che va messo sul tavolo. E, e a partire da quello possono accadere miracoli. Ecco, se vengo meno io con i miei cinque pani e due pesci è venuto meno il miracolo. Bastano cinque pani e due pesci? No. Però è l'inizio del miracolo. Sì, vorrei tanto che queste parole e che già sono in chi ci sta seguendo, perché sono molto molto importanti. Cioè molte volte già io cosa posso fare? Ah ma tanto non c'è niente da fare. No, parti da quello che puoi fare con quello che hai. E quindi cinque panni, due pesci. Oh, ok, parti da quello. Perché è sempre un modo per iniziare un percorso che magari poi ti moltiplica ti moltiplica l'esperienza, la consapevolezza, ti dà la possibilità anche di fare altro e di scoprire altro dentro di te. Quindi è importante non arrendersi. E tu scrivi in un libro Farsi Santi con ciò che c'è, appunto. Una persona si sente felice quando sente che quello che sta facendo è significativo, cioè ha un senso. Questo è un altro testo tuo. Quindi è importante dare un senso anche a quello che facciamo, a quello che pensiamo. Scoprirlo il senso. Io credo che più che darlo il senso, perché quando noi ci mettiamo nell'ottica di dare senso alle cose, cioè eh, di, di darlo noi un significato alle cose, entriamo in una sorta di, eh, di autosuggestione, cioè ci vogliamo convincere di qualcosa, eh, ma in fondo non ne siamo neanche noi molto convinti. Quindi è una sorta di recita con noi stessi. La nostra fede invece ci dice che non dobbiamo inventarci qualcosa, ma che ogni cosa ha dentro di sé un significato che va scoperto. Ecco, quando tu ti accorgi di essere dentro un significato e che quello che tu stai facendo è significativo, anche quando è percepito come inutile, anche quando è percepito come, come scarto, una persona è tremendamente felice. Ecco, forse il peso che tutti dobbiamo toglierci di dosso è che non dobbiamo salvarci da soli, ma dobbiamo accorgerci di trovarci in una dinamica di salvezza. La fatica più grande della vita spirituale è la semplicità di avere questa consapevolezza, cioè di trovarci nel posto giusto, al momento giusto, in una situazione giusta. Quando tu hai questa consapevolezza o la memoria di questa consapevolezza, eh, tutto cambia e te ne accorgi perché al di là di quello che sta accadendo, avverti gratitudine e avverti gioia anche se sei dentro i problemi. Eh sì, e questo è importantissimo. C'è qualche altra cosa, per esempio, legata al, a un altro libro interessantissimo che è proprio quello. Che vi sto facendo vedere, Telemaco non si sbagliava, che è legato un po' all'aspetto genitoriale, all'aspetto eh, paterno. Eh, un po' si dice anche nel nostro gergo che i padri sono evaporati e sono rimasti soltanto le ombre. <ride> eh, per la tua esperienza, è così? Assolutamente sì, anzi per me è la cosa che io vado predicando più, più fortemente ovunque in ogni ambito, anche quello ecclesiale, anche quello accademico, eh, quello sociale, cioè la figura paterna non è semplicemente qualcosa che possiamo tenere dentro gli argini di una famiglia, ma è, è, è una figura che eh, si riverbera su tutti gli ambiti della vita di una persona e siccome siamo abituati al materno, e il materno no, è la cura ed è una cosa bellissima, ad esempio il lavoro che tu fai ha molto a che fare con il materno, no? la crescita della psicologia, della psicoterapia, è un grande materno che aiuta la gente a umanizzarsi, ma poi a un certo punto io credo che noi abbiamo bisogno anche di un approccio diverso, cioè di quello che ci scaraventa fuori dal nido, di ciò che ci introduce dentro la realtà, di ciò che rende possibile la vita. Allora, se il materno è ciò che mi mette al mondo, il paterno è ciò che fa esistere eh, una vita fuori no? dal grembo. E quindi abbiamo sempre bisogno di queste due dimensioni, di qualcosa che ci dia la vita e di qualcosa che renda possibile la vita. Ecco, se una persona si accontenta semplicemente di avere la vita, vive costantemente nella, nella frustrazione di non capire il potere della sua vita, la potenzialità della sua vita. E da che cosa ce ne accorgiamo che è così? Viviamo in un tempo in cui le nostre generazioni, anche a partire dalla mia, che è una generazione di quarantenni, eh, viviamo il dramma delle scelte. Non sappiamo più scegliere, abbiamo paura delle scelte, siamo eh, insicuri, siamo tormentati dal fatto di dover fare delle scelte, soprattutto quando queste scelte poi sono definitive. Eh, e, e in questo spavento... Non decidiamo mai o ci teniamo sempre delle uscite di sicurezza e questo in fondo perché non abbiamo scelto fino in fondo perché una persona può dire di aver scelto quando rischia tutto, quando mette tutto in gioco a noi non piace questo, non piace metterci in gioco fino in fondo. Abbiamo paura, appunto, ci manca il padre. Mm. Eric Fromm diceva: noi fuggiamo la libertà, non la cerchiamo e quindi abbiamo bisogno molte volte di un padrone. Magari poi ce ne lamentiamo e magari poi ci lamentiamo di avere un padrone, ma senza padrone ci sentiremmo ancora più eh, smarriti. Allora è una specie di cortocircuito che se, fin quando non ce ne rendiamo conto, quindi non entriamo in una consapevolezza reale di quello che stiamo mettendo in atto, eh, rischia di poi perpetrarsi e quindi continuare. Eh, quando manca l'autorevolezza, l'unica cosa che si può fare è avere la nostalgia di un'autorità. Di un meccanismo forte che possa supplire al senso di debolezza che ciascuno prova. La vera soluzione al nostro problema non sta però nel trovare un padrone che ci difenda, ma un padre che ci ami. Beh, io ho scritto queste parole perché mi accorgo che tendiamo a vivere una vita indifensiva. Ehm. Il fatto che questo poi si ripercuota nella società, no? pensiamo ad esempio come viviamo in difensiva, i confini, le identità, l'incontro con ciò che è diverso, no? e questo senza entrare nella dinamica politica di scelte, eccetera. Lo dico proprio come un atteggiamento umano: no? ci sentiamo messi in discussione da questo incontro, da, da tutto questo. Viviamo sulla difensiva. Ecco, eh, eh, fondamentalmente, quando si vive nella difensiva, è perché si ha paura. La presenza dell'amore rende possibile il rischio. cioè eh, Io uso spesso questa immagine, eh, venendo, essendo nato nel Salento, eh, o bazzico eh, sulle spiagge sul mare, un mare bellissimo, e eh, eh, delle spiagge straordinarie. Quando, ricordo quando ah, da piccolo ma anche quando mi capita di tornare l'estate lì, no? osservo, osservo molto e, e vedo che i bambini più spericolati sono quelli che ehm, si sentono più voluti bene, nel senso che possono andare all'acqua alta perché sanno che c'è lo sguardo del padre. Quelli più insicuri rimangono nel metro quadro dell'ombrellone, no? sembrano i più ubbidienti, ma in realtà sono i più insicuri. Cosa voglio dire? che si può prendere il mare largo soltanto quando ci si sente protetti da qualcuno che ti vuole bene. Se tu non ti senti voluto bene, non trovi mai il coraggio di andare all'acqua alta. Eh, ed è bello che il Vangelo inizia esattamente con questo. La prima volta che Gesù incontra i suoi discepoli, dice ai discepoli, a Pietro, duc in altum, prendete il largo. E eh, 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 credo che sia l'indicazione più bella di quell'incontro, cioè chi è Cristo dentro la vita. Di una persona è quella presenza, quell'amore che ti rende possibile andare all'acqua alta, cioè smettere di navigare riva a riva, di rimanere sempre in quel metro quadro della tua esistenza. Laicamente dovremmo dire che quando ti senti amato ries riesci a rischiare qualcosa nella vita, quando non ti senti amato passi la vita a difenderti. Ed è chiaro che lì entra in gioco il discorso della fiducia l'amore genera fiducia e quindi la fiducia genera motivazione, cioè mi sento di poter, mi fido e quindi vado affronto l'erranza del viaggio che è l'unica cosa che mi può fare crescere altrimenti rimango, come dicevi tu in riva oppure sotto l'ombrellone, sì, al sicuro ma perdo l'esperienza della vita, e quindi... Soprattutto perché noi vorremmo, questa è la, credo che sia la perversione delle parole nostre, no? noi vorremmo un amore che ci difenda da conseguenze negative, noi vorremmo un amore protettivo, un amore che ci dica non ti accadrà mai niente di male, non sbaglierai mai, ma l'amore è esattamente il contrario, è un'esperienza un talmente tanto traboccante che ti mette nelle condizioni di dire non avere paura, anche se cadrai, anche se sbagli, anche se soffri, anche se prenderai la strada sbagliata è l'amore che rende possibile la caduta, non l'amore che evita la caduta. Ecco, Quando noi pensiamo che l'amore debba evitarci le cose difficili della vita, pensiamo ai genitori che vogliono eh, togliere ogni tipo di, eh, di, di distortura dell'esistenza agli altri e ai figli, pensando in questo modo di, di essere utili, è proprio in questo modo che li stanno privando dell'amore vero e, e stanno offrendo loro un casco che... Eh, non gli permette di vivere davvero, di, di entrare davvero nella vita. E quindi il messaggio sotteso a quella protezione è tu non sei capace e quindi lo faccio io per te. Ecco, quando tu fai passare questo non verbale, questi bambini poi diventeranno degli adulti, ma si porteranno addosso tu non sei capace. Eh, ci deve essere sempre un altro che faccia questo. Infatti, infatti quando abbiamo nella testa l'idea di un maestro che deve essere servito e invece troviamo un maestro che ci insegna il servizio, un maestro che educa al recupero della propria autorevolezza, insegnando a inginocchiarsi ai piedi degli altri. Il recupero quindi dell'autorevolezza e eh, questo è importante anche all'interno della Chiesa. Sì, perché anche la Chiesa è, è nella grande tentazione di, di non leggere nella maniera giusta il messaggio di Cristo. Cioè, è molto bello che il Vangelo di Giovanni, quando deve raccontarci l'ultima cena, non ci racconta l'ultima cena. La scena non accade a tavola. Non c'è il pane, il vino, non ci dice niente di questo, ma ci racconta quel dirompente gesto di Gesù che si toglie le vesti, si cinge con un grebbiule, si mette in ginocchio, lava i piedi, eccetera. Ecco, dietro questo, questa provocazione di Gesù, perché in fondo è una provocazione, e invita i discepoli a leggerla con attenzione, dice, voi mi chiamate maestro e dite bene che lo sono. Se io che sono il maestro sto facendo questo, a voi anche voi dovete fare questo gli uni gli altri. Cosa vuole dire fondamentalmente? Che un maestro è tale non quando crea dipendenza, ma quando libera. Cioè un maestro è tale quando ti mette nella situazione in cui tu non hai più bisogno di lui. Ecco, il servizio non è semplicemente fare qualcosa per qualcuno, ma metterti non più nell'ottica della dipendenza, ma nell'ottica della libertà. Quando una persona è libera, quando arriva al dono di se stesso. Cioè, tu sei davvero libero quando doni te stesso. Quindi non, non vivi più prendendo la vita, ma donandola. E ecco la vera, eh, il, il vero successo di un maestro. Ti ha fatto talmente tanto libero che si è arrivato fino al punto da donare. Ed è questa la bellezza della vita, no? Cioè il dono che diventa eh, proprio poi spontaneo, cioè il donarsi diventa quell'aspetto di te che dai in maniera diciamo spontanea e questo poi permette di moltiplicare quello che dicevi prima, cioè di moltiplicare poi il tuo dono e quindi di, nella condivisione con gli altri farlo diventare sempre più grande. Assolutamente sì, e, e in fondo se, se questa dinamica del servizio, che poi è una dinamica di libertà, di dono di sé, perché anche il servizio può diventare moralistico, no? Cioè certo. eh, dobbiamo fare questo, dobbiamo servire, dobbiamo andare dai poveri, dobbiamo fare questo, de devo eh, donarmi ai miei figli, devo far questo. Può diventare moralismo, può diventare un nuovo schema, una nuova trappola. Ma quando una persona arriva a questo tipo di libertà, vive tutto così, e quindi la politica diventa servizio. L'insegnamento diventa servizio, la genitorialità diventa servizio, un ministero e una responsabilità all'interno della Chiesa diventa servizio, cioè diventa dono. E da che cosa te ne accorgi? Che quando incontri persone così, hai la sensazione che ti stanno dando la loro vita. E, e questo non può non creare dentro di te eh, gratitudine, eh, non soggezione, gratitudine. Che è un'altra parola molto molto importante. Io la definisco il farmaco dell'anima, la gratitudine, è cominciare veramente a utilizzare quei farmaci che già noi possiamo produrre senza azioni chimiche, senza, senza attingere per forza i psicofarmaci e così via. Noi produciamo tante sostanze importanti e la cosa che sto cercando di fare anche attraverso le dirette è far capire alle persone che questo lo possiamo creare dentro di noi e... Anche attraverso gli altri, quindi attraverso gli incontri che facciamo, tutto quello che ci attraversa e quindi attivare quel potere, quella possibilità di vivere la propria vita in maniera, diciamo, adeguata. Sì, perché in realtà la società attuale ci dice che dobbiamo imparare ad affermare noi stessi. Eh, I social a volte diventano quella grande affermazione di noi stessi, della nostra immagine, de, delle nostre idee, persino anche dei nostri talenti, e eh, non c'è niente di male in tutto questo. Certo. Ma in realtà la cosa positiva non è affermare se stessi, ma affermare l'altro, cioè passare il tempo a sprigionare dall'altro quello che l'altro non vede di sé. Quello che l'altro ci ha nascosto e poter parlare bene degli altri, poter tirar fuori il meglio degli altri, benedire gli altri no? e, e farlo a partire dalle persone che ci abbiamo accanto, ma chiunque, chiunque incontriamo poter ecco, affermare l'altro. Cioè, eh, invece a, a volte strategicamente usiamo l'altro, ma in fondo stiamo affermando noi stessi. Infatti, no? eh. Eh, è sempre molto pericoloso. In questo senso dobbiamo essere vigilanti. E la vigilanza nella vita spirituale è una grande lealtà nei confronti di noi stessi. Sì, Carmela, per esempio, ci scrive: il nostro psicologo è Dio. Sicuramente Carmela, ma molte volte Dio ha bisogno di qualcun altro per attivare proprio lo psicologo che è in te poi attraverso Dio. Quindi c'è questa dinamica, e poi psicologo, cioè la, psi, la psiche ha a che fare con tutto quello che pensiamo e così via, ma l'etimologia della parola vuol dire respiro, psiciene dal greco. E quindi il respiro di Dio è presente in tutti noi. E lo possiamo sentire tutte le volte che ispiriamo ed espiriamo. Molte volte uno psicologo fa, cerca di sbloccare quel respiro bloccato e magari la persona non ci riesce da sola, allora eh, lo psicologo cerca di attivare delle soluzioni. E quindi questo è il lavoro, un po' come un orientamento verso la vita perché ci può mettere la vita nella difficoltà e quindi ci può fare smarrire. E delle volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci possa aiutare. Sì, eh, questo è perché Dio non è astratto. L'incarnazione è esattamente questo, cioè il Signore ci viene sempre incontro attraverso l'umanità di qualcuno, sempre, è stato sempre così. E da quando Dio ha deciso di entrare in relazione con noi, lo ha fatto sempre attraverso l'umanità di qualcuno. Ehm, il dono della fede non è il dono di incontrare Dio. Anche chi non ha la fede incontra Dio, semplicemente non lo sa però. Eh, pensa di aver incontrato soltanto la donna che ama, pensa di aver incontrato soltanto quell'amico, pensa di aver incontrato soltanto suo figlio, che al dono della fede si accorge che tutte queste persone sono sacramento, cioè sono loro, ma allo stesso tempo sono segno di qualcosa di molto più profondo. E Dio all'opera, eh, il dono della fede è il dono di questa consapevolezza, di uno sguardo profondo così. Infatti Valentina ci dice quando senti di essere sola. Di non poter contare sui tuoi genitori, come si può riuscire a essere forti, a non cadere nello sconforto? È eh, bella domanda questa, perché in fondo tutti noi abbiamo delle relazioni significative. Tra queste relazioni significative ci sono certamente quelle familiari. E quando nelle nostre famiglie non viviamo delle relazioni significative, tutta la vita ne risente, tutta. Eh. Ma mh, ricordiamoci che quello che a volte non entra dalla porta, entra dalla finestra. Diventa significativo altro a volte, diventa significativa la presenza di una persona, diventa significativa la presenza di un amico, di un'amica, eh, di un fratello, di, di, di una persona che a un certo punto spunta all'interno della tua esistenza. Dovremmo dire che padre e madre non sono semplicemente delle persone che ci hanno messo al mondo, a volte quelle persone lo hanno fatto solo biologicamente, ma si diventa padri e madri quando ci si prende la responsabilità della vita di qualcuno. E quante volte, e quanti padri, e quante madri abbiamo l'opportunità di incontrare dentro la nostra vita, tutte le volte che abbiamo incontrato qualcuno che si è presa la responsabilità della nostra vita, attraverso cosa? Ci ha ascoltati, ad esempio, ci ha ascoltati con gratuità. Molta gente che mi cerca, ci cerca, cerca i sacerdoti, eccetera. A volte viene con una domanda, una richiesta, ma dietro la domanda e la richiesta c'è semplicemente il desiderio di essere ascoltato. E che cos'è l'affidabilità se non trovare qualcuno che dice mi stai togliendo tempo, ma io te lo do, te lo do questo tempo, anche se me lo rubi? No? Eh, cioè non è un tempo produttivo, non è un tempo che mi porta qualcosa, è gratuità. Ecco, l'affidabilità in fondo è questa. No? Eh, questo è solo un aspetto, ad esempio quello dell'ascolto, ma ci sono tante cose che... Non riceviamo a volte dalle persone che avrebbero dovuto darci questo, ma non, ma non è detto che il Signore non provveda anche diversamente. Mm -hmm. eh, Mentre parlavi, mi ricordavo una frase lacaniana quando Lacan diceva: L'amore è dare quello che non si ha, proprio quel tempo che ti manca, però io lo trovo per te non ho, non... e diventa un tempo comunque che dedico a te perché sento di farlo e così via. Quindi donarsi anche quando pensiamo di non avere il tempo o la possibilità, ma lo troviamo. Ecco, trovare il tempo perché per te è importante quel dialogo, quell'ascolto. È importante donarti eh, per poi creare un nuovo incontro, una nuova possibilità. Sì, Lacan ovviamente tu sei bene a partire da quella frase eh, dice qualcosa di ancora più rivoluzionario, cioè dice che l'amore vero è, è la, la possibilità di essere la mancanza, cioè di mancare a qualcuno, mm -hmm. cioè di far diventare l'altro la mancanza. Che cosa significa? Che quando qualcuno ti manca significa che è unico eh, e che non si può vivere senza quella persona. Quello che fa arrabbiare Caino è che pensa che Abele sia più amato di lui. Eh, da sempre quello che ci racconta la Genesi ce lo portiamo nel cuore, cioè tutti sogniamo di mancare a qualcuno, eh, di essere unici, irripetibili, no? eh, di, di, di non essere come gli altri, di non essere amati come gli altri, alla stessa maniera degli altri. Questo amore giusto è la base dell'infelicità. L'amore, per essere vero, deve essere ingiusto, cioè deve essere preferenziale. Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi figlio unico. Eh, tutti noi in Cristo, questa è la dirompenza della teologia di San Paolo, mm. in Cristo tutti noi siamo diventati figli unici, cioè davanti a Dio ognuno di noi è unico. Non è insieme a tutti gli altri eh, un amore che Dio distribuisce a tutti gli altri in parti uguali. No, ognuno di noi è Abele, ognuno di noi è Giuseppe, ognuno di noi è Gesù, è il figlio unico, il figlio preferito. L L il rapporto di predilezione. Eh, la predilezione è, è quello che, che a volte noi pensiamo di, di non avere la vocazione in fondo, è scoprire la predilezione. Noi a volte pensiamo che scoprire la propria vocazione significa capire che cosa dobbiamo fare nella nostra vita. No, la vocazione è scoprire chi sei. E, e, e chi sei viene da questa predilezione. Cioè, ehm, se uno si va a leggere, ad esempio, l'epopea di Giuseppe nell'Antico Testamento, intendo, lì si accorge immediatamente che il danno lo ha fatto il padre. Regalando quella benedetta tunica al figlio, ha messo il figlio nelle condizioni di essere invidiato dagli altri fratelli. E eh, paradossalmente è il dono di quella tunica, cioè di quella predilezione, che scatena in Giuseppe la sua vocazione, cioè quello che sarà, ma lui non lo sa perché lo scoprirà camminando, no? E quando alla fine di, de, 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 di quella storia, no? dopo che lui è diventato la persona più importante in Egitto dopo il Faraone, eh? lui che era stato venduto dai fratelli era diventata la persona più importante in Egitto, incontrando i fratelli dà dimostrazione di aver capito la sua vocazione. Non perché dice io dovevo fare il viceré, no, perché dice il Signore mi ha mandato qui lui, cioè eh, sono qui perché non soltanto mi dovevo salvare io, ma dovevo diventare salvezza anche per voi, no? per tutti gli altri. Ha scoperto la sua vocazione perché ha capito che quella che per molti anni lui ha pensato essere un'ingiustizia, un dolore, una, una contraddizione, una cosa brutta, d'un tratto è diventata la sua identità. Ecco perché Giuseppe era il prediletto, doveva salvare tutti. Ma in quel momento, mentre vive quelle circostanze, lui si percepisce solo come sfigato. C'è un'altra parola che tu utilizzi all'interno di Telemaco: Non si sbagliava, che è la parola credibilità. Quando si trova qualcuno di cui si ha fiducia, a cui ci si affida semplicemente, non ci si sente eh, più soli nel proprio percorso ed è proprio in questa compagnia che la vita si umanizza. Noi che abbiamo beh, tanto bisogno di umanizzare la vita. Beh, eh, questa, questo fa parte sempre di quel circuito di relazioni affidabili. Cioè, la parola di alcune persone non è la stessa parola di tutti gli altri. Tant'è vero che quando tu ti accorgi che una persona ha un peso dentro la tua vita, se quella persona ti fa male, ti fa più male degli altri. Come se quella persona ti fa bene, ti fa più bene degli altri. Ecco, tutti noi a un certo punto abbiamo bisogno di affidarci alla credibilità di qualcuno, cioè come quando una persona va da un medico e, e si affida, no? in fondo, cioè, non è che dice fammi laureare in medicina e poi prendo l'aspirina, in fondo gli dà fiducia, no? gli dà credibilità. Ecco, se tu togli la credibilità all'altro, le relazioni cominciano innanzitutto a, a, a diventare di nuovo difensive, ma la vita... Eh, diventa impossibile da vivere perché passiamo il resto dell'esistenza semplicemente a provare che quello che tu mi stai dicendo in realtà è, è vero, insomma è un cane che si morde la, la, cro, la, la coda, ma la credibilità non la puoi comprare o ce l'hai o non ce l'hai e questo viene dalla tua vita, viene dal fatto che tu avverti che quella persona eh, sta dicendo qualcosa di vero. C'è un passo del Vangelo molto bello, quando a un certo punto eh, dicono... Eh, dice l'evangelista che dicono di Gesù che lui parla con autorità, non come eh, gli scribi e i farisei. Che cosa vuole dire il testo evangelico? Ci sta dicendo che Gesù dice le stesse cose degli scribi e dei farisei, cioè non è che insegna una dottrina diversa, ma le dice con un'autorevolezza che gli scribi e i farisei non hanno. E da che cosa nasce questa cosa? Che Gesù non dice la lezione giusta, lui crede in quello che dice e chi lo ascolta lo avverte. I nostri ragazzi, per alcuni anni io ho insegnato in un liceo, no? mi accorgevo subito quando eh, avevano davanti un insegnante credibile, perché avevano, avvertono appelle che quando tu stai spiegando qualcosa tu credi a quello che stai dicendo, questo ti rende credibile. Eh, eh, a noi a volte mancano persone credibili, non persone competenti. Mm -hmm. Mag magari di persone competenti noi ne abbiamo anche tantissime, il problema è che non abbiamo persone credibili, cioè persone che in fondo credono davvero in quello che stanno dicendo, in quello che stanno facendo. Mm -hmm. Quindi talmente amano quello che dicono, quindi il sapere che lo rendono amabile anche per chi ascolta e quindi lo rende accende in qualche modo i veri maestri accendono fuochi negli altri, liberando poi e, e, tutti i talenti e le cose che all'interno ehm, si, si sono attivate perché tutti noi, che ma magari facciamo un lavoro e siamo più eh, evidenti perché magari partecipiamo a programmi e così via, eh, è chiaro che ci siamo rifatti a chi ha acceso delle scintille dentro di noi, quindi maestri, professori, persone comuni che magari con una frase, una parola, eh, un atteggiamento ti hanno aperto. Un canale che poi, e poi tu da lì sei, hai fatto il resto. Quindi abbiamo bisogno anche di questi esempi, di questi fari che illuminano nuovamente i percorsi della vita. Perché ci siamo smarriti. Ecco, quando parliamo di smarrimento, è perché eh, ci mancano i riferimenti. A ah, me piace fare una distinzione anche qua delle parole, no? Più che di esempi abbiamo bisogno di testimoni. Il testimone, in fondo, è questo, cioè è uno che mostra con la vita. L'esempio, invece, a volte viene dal fatto che noi occultiamo la nostra fragilità, il nostro lato no, mostrando quello vincente come dovremmo essere, mostrandoci all'altro come ideale. Mm -hmm. Nessun uomo è ideale. Secondo me dovremmo riscrivere da capo tutte le vite dei santi e smettere di guardarli come degli ideali. Sono dei reali. Tant'è vero che qualche anno fa è venuto fuori, hanno pubblicato eh, il diario di Madre Teresa di Calcutta, e c'è stato un, un bocciare, una polemica infinita, perché in questo diario Madre Teresa di Calcutta palesa tutta la sua aridità spirituale, cioè la lontananza eh, da Dio che avvertiva interiormente. Ecco, per chi non conosce bene la dinamica della vita spirituale, dovrebbe sapere che i grandi mistici passano attraverso quella che si chiama la notte oscura. Che cos'è la notte oscura? È trovarsi talmente tanto immersi nella luce di Dio da non vedere. Cioè è talmente tanto forte quella luce che non vedi. Ed è una, un momento di purificazione profondissimo. Ecco, se di questa donna ci tenessimo semplicemente la sua carità, i suoi esempi, appunto, no? la sua vicinanza agli ultimi, ai poveri, e ci dimenticassimo delle sue domande, della sua fatica, delle sue crisi, di, di quando questa donna dice: ah, Mi sembra di non credere più in niente, ma quante volte ci capita a noi la stessa cosa, e se noi sentissimo che Madre Teresa di Calcutta ha avuto la nostra stessa domanda che ci tormenta. Questa cosa sarebbe di consolazione. Certo. Allora, quella donna è una santa perché è un testimone, non un buon esempio. E questo discorso della testimonianza è molto importante. Quindi è la tua vita di per sé la testimonianza, cioè quello che fai e come lo fai. Chiaramente, e questo è il punto principale che eh, tu scrivi anche molto attentamente qui nel libro, appunto, nel recupero dell'autorevolezza, eh, l'autorevolezza che nasce solo ed esclusivamente dalla testimonianza, cioè dalla capacità di saper mostrare con la propria vita ciò che si vuole insegnare agli altri. Eh sì, in fondo è... È quello che la lettera agli ebrei, o comunque la parola di Dio, riferisce di Gesù, quando dice Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Cioè, che è un po' come dire, per noi quell'uomo è credibile per quello che ha vissuto, non per quello che ci ha detto. Eh, quante persone ci hanno detto cose meravigliose? Wow, se uno ci leggesse i dialoghi di Platone, quando soprattutto parla di Socrate, rimarrebbe ammirato da Socrate. Eh, ma la cosa che colpisce di più di Socrate è, ad esempio, la coerenza con cui finisce la sua vita. No? Ma c'è qualcosa di più profondo, di indicare nella morte di Socrate qualcosa di, 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 di autorevole. È Cristo che, in fondo, ha, ha vissuto in maniera scandalosa quello che vivono tutti gli uomini. Per esempio, forse anche noi, dico anche noi preti, a volte... Eh, insistiamo poco su alcune, saltiamo a pie pari alcune pagine del Vangelo. Ad esempio, eh, no, non diciamo ad alta voce che Gesù aveva paura di morire. Nel Getsemani chiede di non morire, di non morire in quel modo. Eh, e quindi palesa l'angoscia che ogni uomo si porta davanti alla morte. Finisce tutto questo dicendo non come voglio io, ma come vuoi tu. Ma dice ad alta voce eh, che ha paura della morte. Ecco, per questo Gesù è credibile. Io ho la memoria di uno studente che purtroppo non c'è più e che è morto la notte del terremoto del 6 aprile. Questo stud mio studente, una persona che io insegnavo al classico, ehm, aveva deciso di non frequentare l'ora di religione, ma in realtà si fermava sempre all'ora di religione. Eh? Eh, si era creato un rapporto molto bello tra di noi. Una volta il terremoto è morto. Qualche settimana dopo, i genitori mi vennero a trovare nella tendopoli lì dove stavo e, mi, e non avevo mai conosciuto i genitori. E mi raccontarono che eh, era accaduto una volta che tornando da scuola, dal liceo, era andato a pranzo e faceva, ed era particolarmente euforico. Gli hanno domandato: dice, Ma perché sei così euforico? Dice. Perché oggi, oggi ho scoperto che Epicocco non mi vuole fregare. Epicocco non mi vuole fregare. E io diceva, sì, ma perché il professore Epicocco non ti vuole fregare? Dice: perché oggi gli ho fatto una domanda e lui mi ha risposto: non lo so. Dice: soltanto uno che non ti vuole fregare ti risponde: non lo so. Io non ricordo nemmeno che cosa mi aveva domandato, non ricordavo nemmeno quell'episodio. Mm -hmm. Però è interessante che nella, nella, nel cuore, e nella mente di questo ragazzo di 16 anni, la cosa che gli era rimasta impressa era che ai suoi occhi ero diventato credibile non perché avevo le risposte a tutte le sue domande, ma perché avevo detto che non no. sapevo rispondere a tutte le sue domande. Sì, anche, questo, anche questo è molto è interessante. E parliamo di educazione, visto che siamo in una fase un po' particolare, molti genitori in crisi c'è praticamente molta sfiducia, paure e così via, l'educazione è rimettere a fuoco il cuore, imparando a distinguerlo dalla pancia, scrivi tu all'interno del libro. Ma come si può fare tutto questo cercando di spiegare che differenza c'è tra l'essere felici e l'essere sazi? Sì, eh, io credo che a volte noi facciamo una grande confusione nella nostra interiorità. Ad esempio, pensiamo che basti semplicemente una grande educazione emotiva, no? il che è utile, utilissimo, questo ci aiuta a mettere ordine interiormente. Ma ognuno di noi ha dentro di sé qualcosa di oggettivo che è il cuore, che non sono le emozioni, è il cuore. E che cos'è il cuore se noi capiamo che il cuore non è il luogo delle emozioni? Eh? E è che tu puoi avere tutto e avvertire disagio. Quel disagio è la parte più oggettiva dentro di te che ti sta dicendo, guarda, per quanto tu stai tenendo tutto sotto controllo, questo non è per te, questa non è la cosa giusta. No? Ah, se tu prendi sul serio quel disagio, quell'insoddisfazione che, che, che stai vivendo, quello che ti sta suggerendo il cuore in quel momento, attraverso quel dolore, no? uh -huh. eh, tu scopri qualcosa della vita che consapevolmente, cioè con la ragione, non riesci a vedere. Noi pensiamo che la cosa più oggettiva siano i ragionamenti. Ma i ragionamenti a volte ci portano a ingannarci mm. perché la logica non sempre ci dice la verità delle cose. A volte ci sono delle cose che sono dietro quella logica. Ecco, il cuore è il lato più oggettivo di noi. Ma questo non lo dico io, lo dice Agostino. E Agostino, molti secoli prima di Cartesio, aveva già risolto il problema di Cartesio. Allora, Cartesio sposta tutto sulla logica, cogito ergo sum, penso dunque sono, no? E invece,. Ehm, Agostino ci dice che soltanto quando tu hai fatto esperienza del cuore, cioè di, di questa parte oggettiva che è dentro di te, che è un luogo di incontro con qualcos'altro al, al tuo interno, lì hai trovato il fondamento vero di te stesso. Eh, laicamente il cuore lo possiamo definire la coscienza, ma la coscienza non è un'attitudine di, come devo dire, di, di scegliere semplicemente il bene, il male, di fare questo o quest'altro è la capacità di incontrare in maniera autentica il reale dentro di te e di accorgerti che in fondo, in fondo, tu lo sai che cosa è giusto, tu lo sai che cosa è vero. Se, se noi imparassimo a guardarci dentro, riusciremmo a trovare oggettivamente ciò che è vero e buono per la nostra vita. Ma qui dobbiamo imparare a emanciparci dal sentire. Noi siamo nella dittatura del sentire. Cioè, pensiamo che... Siccome le cose le sentiamo automaticamente, eh, allora quelle cose sono vere, perché le sentiamo in quel modo, no? Non sempre ciò che sentiamo è vero. Eh, quando io all'università faccio il corso di metafisica, eh, in una lezione dico: Guardate, se voi la mattina entrate in un bar a fare colazione, i primi dieci minuti sentirete il profumo dei cornetti. Dopo dieci minuti che state in fila non sentirete più il profumo dei cornetti. Se tu ti affidi soltanto al profumo, alla sensazione della, del, 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 del profumo, te ne dovresti andare perché non lo senti più, ti sei abituato. Però ci rimani. Perché ci rimani? Perché sai che anche se non stai sentendo, il cornetto c'è. E quindi aspetti. Ora, immaginiamo un po' se tutto questo lo portiamo nella vita. Ci sono dei momenti in cui tu senti l'amore, ecco l'innamoramento. E poi c'è un momento in cui non lo senti più l'amore, finito l'innamoramento. Ma questo significa che finendo il sentire dell'amore è finito l'amore? No, è lì, come il cornetto. Devi imparare a ricordarti che è lì. È quella fedeltà che alla fine ti fa arrivare al banco a mangiarlo, quel cornetto. È quella fedeltà che ti fa arrivare alla fine a mangiare l'amore e quindi a fare l'esperienza dell'amore. Invece quando rimani nella dittatura del sentire, tu sei sballottolato a destra e a sinistra a secondo delle tue emozioni, delle tue sensazioni, che per carità fanno parte della vita, ma non devono diventare il tutto della vita. Certo, certo, c'è tanto altro. A proposito per esempio del rapporto con i ragazzi, e quindi andiamo un po', scivoliamo verso l'aspetto adolescenziale, che, sono, che in questo periodo soprattutto sta mettendo in crisi molti genitori. Eh? Tu scrivi qua, che, a proposito di regole e di confini, che scontrarsi con un limite, infatti, non significa semplicemente urtare contro qualcosa che mi ferma, che mi ostacola, ma significa venire a contatto con qualcosa che mi costringe a fare i conti con me stesso. Quindi il limite è molto... Importante per scoprire, per sentire, per appunto fare i conti con me? Beh, il dono più grande che si può fare a qualcuno è il no. Ehm, il paradiso terrestre, l'Eden, non è l'inferno perché c'è un albero che non si può mangiare. Se non esistesse quell'albero, l'Eden non sarebbe il miglior paradiso al mondo, sarebbe l'inferno. È l'esperienza di quel limite che rende l'Eden il paradiso. Che cosa voglio dire? Che quando c'è il no, quando c'è l'esperienza del limite, tu hai finalmente l'occasione di capire chi sei. Il limite, appunto, è il limitare di te. Un bambino che si butta dalla sedia e si fa male, vive un dolore, una sofferenza, ma quel dolore, quella sofferenza, ad esempio, dice che lui non vola. E quindi lui viene fuori da quell'esperienza del limite e della sofferenza con una ricchezza pazzesca. Se non avesse questa sensazione, questa consapevolezza del limite, un giorno dal, dal quinto piano si butterebbe convinto di poter volare. Morirebbe perché non conoscerebbe il suo limite. Ora, finché un genitore non ci mette davanti all'esperienza della, della frustrazione, che è quella del limite, di dirci fin qui no, finché non argina tutto quello che diciamo, vogliamo, desideriamo, noi siamo in balia della vita. Ecco, inizialmente quella cosa ti, ti rende antipatico, ma è il, è il dono immenso che ti può fare qualcuno, cioè quando tu non dai un no, tu stai eh, gettando nel caos la vita dell'altro. Ecco, certo, esistono le patologie contrarie, cioè ehm, l'eccessivo eh, no, nel, no. Senso che, eh, nel senso che eh, tutto diventa limite, tutto diventa impossibile, no? tutto, eh, tutto, tutto è un divieto, quindi non si vive più la vita. Certo, bisogna avere un equilibrio tra queste, tra queste due cose. Per però i no fanno crescere, come sappiamo benissimo, chiaramente non soltanto i no, ma in dei momenti della vita i no fanno crescere perché mettono quel limite che non ti fa poi andare verso il, diciamo, farti male, perché io ho sempre pensato che le regole servono per essere felici e per non farsi male. Quindi nel momento in cui io rispetto la regola, se la regola è utile, se la regola, diciamo, è, è buona per la vita, a quel punto io evito di farmi male, come quel bambino che magari poi nel limite trova la possibilità di continuare a vivere, altrimenti potrebbe anche farsi male e, e arrivare anche, a situazioni estreme, quindi è molto importante dire ai genitori, parlare ai genitori del limite. Sì, di insegnare questo limite. Ad esempio, è giusto che un figlio abbia qualcosa? Sì, ma che abbia anche un limite in quel qualcosa. Pensiamo ai social adesso, no? ad avere un cellulare, a, ad avere la possibilità di uscire la sera, eccetera. Non è semplicemente mettere una regola per il quieto vivere in casa, no è proprio. Pedagogia. La pedagogia di fondo è che tu puoi vivere qualcosa, avere qualcosa, ma devi incontrare anche il limite di quel qualcosa. Cioè, questo incontenibile desiderio di poter far tutto, questa onnipotenza, questo delirio di onnipotenza, se non trova un argine, tira fuori mostri, mostri, adulti infelici. Sì, e poi dove non c'è il limite, il rischio è la dipendenza, tutto quello che sappiamo che in questo momento... La dipendenza, la violenza, la violenza. Che, che è un'altra declinazione dell'angoscia, dell eh, il disordine affettivo, che è ancora una volta un, un, altra, un altro modo di manifestarsi di tutto questo, e quindi c'è una sorta di ripiegamento di se stessi, cioè si è condannati all'infelicità. Eh, sì, eh sì, questo... Anche questo è molto importante molte volte per evitare che i figli possano provare quel pizzico di dolore rispetto alla vita, i genitori anticipano i desideri dei figli. Quindi non, quasi, quasi ancora prima che il figlio possa esprimere il desiderio, cioè i genitori eh, soddisfano quello che pote, potrebbe essere una richiesta, lecito o no. Quindi ecco, invece eh, dobbiamo cominciare a mettergli questi limiti anche perché... Sappiamo benissimo che anche le cose migliori a dosi eccessive diventano veleni. Quindi, ah, sì, certo. e quindi è importante quando parliamo di limite, ecco questo vogliamo far capire, cioè, che, che è proprio un salvavita, in molte, in molte situazioni il limite salva e poi ci fa capire anche che il limite è anche il rispetto dell'altro e la possibilità di creare relazioni genuine. Sì, ma prima di diventare ancora di più legame sociale, no? e quindi essere utile proprio per, per stare al mondo, eh, e dobbiamo dire che il limite è, è serve a star bene in se stessi, innanzitutto. Eh, chi non sa abitare il proprio limite, chi non si incontra con dei limiti che svelano il suo limite, non sa nemmeno uh, eh, usare bene se stesso, cioè. A volte mi capita uh, non di dire ai miei studenti, dico guardate, ognuno di noi è unico, quindi anche nello studio è unico. Ognuno di noi, ad esempio, ha una soglia di attenzione. La soglia di attenzione è quando tu sei consapevole di quello che stai leggendo e magari dopo 10 minuti, 15 minuti, ognuno di noi ha una sua soglia, tu continui a leggere ma la testa non registra più niente perché è caduta l'attenzione. Ora, se tu non conosci la tua soglia di attenzione, puoi studiare 4 ore ma ti rimane solo un quarto d'ora. Se tu invece conosci la tua soglia d'attenzione, puoi studiare quattro ore e apprendere quattro ore di cose che hai letto, come se tu ti conosci, sai che ogni 20 minuti devi smettere per un istante, anche soltanto qualche secondo, e poi riprendere a leggere. È la conoscenza di sé. Ecco, quando una persona ha una vita spirituale, sa che il primo passo della vita spirituale è conoscere se stessi. Ecco, se tu non conosci te stesso. E, 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 e sai normalmente come mi accorgo che la gente o tutti noi forse abbiamo questo problema no? come facciamo a conoscere noi stessi ehm, giudicandoci eh, uno non, non, non deve avere nessun problema a dire questo è un mio limite cioè non deve passare il giudizio nel dire io non so fare o arrivo fin qua non è un niente di male non c'è niente di male che la mia soglia d'attenzione è 10 minuti e eh, l'altro quello che c'ho di fianco c'è cioè la mezz'ora la soglia d'attenzione quello sono io eh, quindi dovremmo imparare a conoscere noi stessi e a toglierci il, il giudizio che molto spesso noi abbiamo nei confronti di noi stessi Beh, tu lo scrivi molto bene anche nel, nei tuoi testi e eh sì ho cercato di appunto poi l'esperienza legata al lavoro ti porta anche a cercare di focalizzare l'attenzione su delle cose che possono essere utili per capire io ho pen sempre pensato che quello che ci fa stare male è che molte volte attiviamo anche dei meccanismi comportamentali che ci portano a stare male, ma potremmo farne a meno. Il giudizio è uno di questi, poi anche il lamento, no? C'è cioè il lamento fine a se stesso, cioè solo per fare la vittima, ma eh, deve, invece la vita deve servire a produrre nuova vita o a ampliarla e non a limitarla. Quindi, anche quando nelle peggiori tempeste dobbiamo sempre cogliere lo spunto per ritornare in vita più fortificati, con un'esperienza maggiore e così via. Stiamo arrivando verso la conclusione ed è veramente interessante, Luigi, stare con te e, e ascoltarti. E magari prossimamente ti chiederò qualche altra diretta perché ci sono tanti libri che vorrei commentare, tanti tuoi libri, ma il tempo è, è quello che è. Quindi eh, l'ultima cosa che vorrei chiedere è proprio questa legata a un titolo di un libro che recita proprio la speranza non è morta. Ecco perché il discorso della speranza è un altro discorso molto importante per tutti noi, perché eh, tendenzialmente ascoltando le persone in giro, eh, ormai non hanno più speranza, tutti entrati nella paura di questo futuro, in questa incertezza e così via. Questo libro, anche questo, diciamo, è interessante da, da questo punto di vista. Beh, sì, quel, questo testo in particolare, che è un bel dialogo con Saverio Gaeta, che è un ottimo giornalista, è, eh, è nato nei mesi della pandemia come un tentativo di raddrizzare una narrazione sbagliata, religiosa, del dolore, soprattutto della pandemia. Noi tendiamo molto spesso a colpevolizzarci, colpevolizzare e a, le, a leggere anche Dio in un'ottica sacrificale molto pagana, non cristiana. No? E quindi questo libro tenta di, di dire cristianamente, come dovremmo saper leggere la sofferenza, la prova, il dolore, la morte, eccetera, e, e rispondere alla domanda, Dio ci sta punendo? Che cos'è la punizione? Che cos'è il castigo? Si può dire di Dio una, una roba simile? Insomma, in questo libro si, si parla di questo. Ma in fondo, eh, non so se, se tu ricordi, nel periodo del lockdown girava questo hashtag, andrà tutto bene. Sì. Eh, qui nel testo noi cerchiamo di raddrizzare un po' le cose, cioè eh, non dobbiamo coltivare semplicemente un ottimismo dal basso, no? cioè se noi ripetiamo a mantra che tutto andrà bene, alla fine tutto andrà bene, no? Cioè, per un cristiano la speranza non è eh, suggestionarsi che alla fine le cose andranno nel migliore dei modi, no? che comunque vada sarà un successo. No? No, è qualcosa di molto più profondo e accorgersi che nel momento del buio devi fare memoria della luce. è, è, è L'esperienza più forte. Guarda, nel, nel Vangelo si capisce molto bene, e lo si capisce perché noi possiamo leggere tutta la, la parabola della vita di Gesù. Un giorno Gesù fa qualcosa di incomprensibile per un gruppo di suoi amici, Pietro, Giacomo e Giovanni. Li porta a fare una scampagnata su una montagna, che è il tabor. Sul tabor accade la cosiddetta trasfigurazione, cioè Gesù si mostra in tutta la sua divinità. E gli evangelisti ci dicono che è un'esperienza di luce fortissima. È talmente forte la luce che i discepoli davanti a questa esperienza eh, svengono. Mh? Sono oppressi dal sonno, dice il racconto biblico. Ma la domanda è, perché? Perché Gesù fa questo? Soprattutto quando Pietro dice rimaniamo qui, Gesù spegne tutto e dice andiamo, ce ne scendiamo giù, no? E gli dice di non parlarne con nessuno. Eh, soltanto dopo, cioè verso la fine del Vangelo, capiamo il motivo di quella scampagnata. Perché Pietro, Giacomo e Giovanni si ritroveranno di nuovo davanti a un'altra montagna, questa volta sarà il Golgotha. Eh, il, il Monte degli Ulivi, eh, l'Orto degli Ulivi, dove Gesù vive l'esperienza del Getsemani, si trova di fronte a quella che poi sarebbe stata la, il posto geografico dove Gesù sarebbe morto. Ecco, questi stessi amici lì vivono un'immersione nel buio totale. Ecco, se lì c'è tutta la luce, lì c'è tutto il buio. C'è una similitudine pazzesca. Nel Getsemani che cosa fa? Pietro, Giacomo e Giovanni dormono. E, e Gesù va lì e li sveglia, dice per favore rimanete in piedi, non riuscite a vegliare un'ora sola, no con me, niente. Ecco, perché fa questo? Perché in fondo quando arrivano i momenti bui della vita, solo la memoria della luce ti permette di attraversarli. Ma se tu non fai memoria della luce, non, attra non attraversi il buio, pensi che il buio abbia vinto. Voglio lasciarti con questa eh, cosa simpatica che una volta mi è capitato di dire in un'omelia di Pasqua. Detto, avete presente quando si va in un cinema a vedere un film e poi partono i titoli di coda, no? e tutti fa, hanno fretta di andarsene. E poi il regista furbamente, mentre stanno andando i titoli di coda, ci mette un'altra scena che è una chiave di lettura del finale che cambia. Eh, quando, ecco, questa è la Pasqua, in fondo, no? Questa è la speranza. Tu hai la sensazione che ormai ci sono i titoli di coda, che non c'è più niente, che è buio, e lì ecco l'imprevisto. Eh, ha ragione Pavese: un imprevisto è l'unica speranza. Questa è la speranza cristiana. E quindi possiamo ricominciare eh, certo. <ride> un imprevisto. Stiamo per concludere, ma ricominciamo. Ricominceremo sicuramente a sorpresa prossimamente. Grazie, grazie Luigi per, grazie a te. per, questa, per questo incontro. Eh, le parole più utilizzate di stasera sono la predilizione, la gratitudine, la credibilità, la fiducia eh, e poi quando sei nel buio, quello che ti salva è avere memoria della luce. Questo, questa è una bellissima frase che porteremo con noi nei momenti anche di difficoltà e ci porterà a sentire maggiormente la possibilità di eh, stare bene. Grazie Lu eh, Luigi, Grazie. ci vediamo presto, i nostri anche amici ti ringraziano, tutte le persone, tantissime persone collegate questo pomeriggio ti ringraziano e ci rivediamo presto. Grazie. Grazie a te. E per quanto ci riguarda, ci vediamo domani, sempre con Incontriamoci. Buona serata.